sia una narrazione inaccettabile questa, e credo che ci sia una responsabilità di forse comunque una narrazione piuttosto inaccettabile. Io ricordo a tutti che... Quindi lei non fa un minimo di autocritica? Assolutamente. Lei crede... Allora, sulla sicurezza e la salute sul lavoro credo che siano altri che devono fare autocritica, sia sugli incidenti che sulle questioni che riguardano il coronavirus. Perché io vorrei ricordare a tutti che quando è cominciata purtroppo questa terribile storia a marzo del 2020... Noi non abbiamo fatto i protocolli. Perché Bonomi, Bonometti, la Confindustria ci hanno detto che eravamo degli irresponsabili, che mandavamo l'Italia nel disastro, e si pretendeva che le fabbriche fossero aperte, dove si sa che il contagio lì era forte, non perché le fabbriche fossero aperte, ma perché ci sono tante persone. Certo. Ed è stato un disastro. E noi abbiamo scioperato, che per i lavoratori significa soldi, per imporre le chiusure e i protocolli. E ci dicevano tutti che eravamo degli irresponsabili. Oggi ci troviamo. Dopodiché mi hanno anche elogiato per il senso di responsabilità. Sì, adesso dicono abbiamo fatto. No, noi abbiamo fatto i protocolli, così. Dopodiché le fabbriche, naturalmente, nei protocolli si lavora in un certo modo. C'è stato il distanziamento, le mascherine, nelle mense, che non sono dei ristoranti, perché a mense ci vanno quei lavoratori, c'è il plexiglass, cosa che nei ristoranti non c'è. E in ogni postazione c'è il plexiglass, c'è il distanziamento, c'è la sanificazione che viene fatta ogni volta che uno... Ci sono tutte le norme di sicurezza. Allora, noi siamo assolutamente a favore del vaccino e pensiamo che il vaccino possa stabilirlo solo una legge, perché questo dice la nostra Costituzione. E lo vorreste? Assolutamente sì. Assolutamente, okay. Quando viene fatto l'esempio del vaccino sulla polio, che è un altro esempio fatto con Confindustria, lì si è intervenuti con 2 o 3 leggi, perché è impossibile fare diversamente. Lo dice l'articolo 32 della Costituzione, non è un fatto perché, ma perché non puoi fare diversamente. No, però... Quindi noi siamo assolutamente per la legge. Pensiamo che vada fatta una campagna importante, visto che per ora... Perché non fanno la legge? Perché nel governo c'è chi strizza l'occhio ai Novax, quindi la legge non la fanno. Pensare di introdurre un obbligo per via contrattuale, questo non è possibile, tant'è che nella sanità si è intervenuti con una norma di legge, nella scuola si è intervenuti con una norma, nelle imprese si è intervenuti con una FAC. Quindi questo vuol dire che qualunque FAC cosa... lo spieghiamo a chi non... Con un requisito, perché non tutti sono... Esatto, con una risposta, un quesito sul sito del ministero, del governo, che non è una norma di legge, certo. E che può cambiare da un momento all'altro. Sì. Allora, introdurre l'obbligo significa che tu introduci delle sanzioni rispetto a questo obbligo. E allora io credo che non si possa pensare che questo viene fatto, neanche nell'industria come nelle altre parti, senza una norma di legge che va in quella direzione. Quello che si sta verificando adesso è che mentre a mensa prima mangiavi tutti sicuri, adesso hai una parte che mangia sulla scrivania dell'ufficio, e quindi si toglie la mascherina per mangiare sulla scrivania dell'ufficio, mangia sulle scale fuori e quindi si toglie. Okay. E quindi io penso che anche le imprese dovrebbero preoccuparsi, perché se succede qualcosa nell'ambito del proprio perimetro, è comunque nell'ambito del proprio perimetro. Quindi aver fatto una norma, un'interpretazione della norma, senza dire come si fa, sta producendo il caos nelle aziende. Ed era esattamente quello che noi temevamo che succedesse. Quindi noi pensiamo che bisogna avere il coraggio, il governo, di guardarsi in faccia al proprio interno e di andare verso l'obbligo vaccinale. Pensiamo che come dire, la questione del Green Pass rischia di essere un modo per non affrontare il tema dell'obbligo vaccinale. Pensiamo che l'Italia è l'unico paese, non l'unico, ma insomma molti paesi d'Europa stanno facendo i tamponi gratuiti a tutti, perché sono un elemento fondamentale del tracciamento. Perché se tu ti fai il vaccino, e naturalmente ti devi fare il vaccino, ti puoi riprendere il Covid, ma in una forma che non va in terapia intensiva, ma nello stesso tempo moltiplichi le varianti. E quindi il tracciamento è fondamentale. In Italia non si è mai fatto, quindi pensiamo che questo tema vada affrontato, che senza una legge non si può pensare che per lavorare bisogna spendere 50 euro a settimana.
oppure che rischi di perdere il posto di lavoro, perché adesso è chiaro che ci vuole una norma che va in quella direzione e ci vuole una campagna che non è stata fatta, perché io mi sono vaccinata con AstraZeneca, quindi quello era per fascia d'età. Si sente eroica, quella... io sono abbastanza per fascia d'età, mi sono con AstraZeneca, poi a casa mia hanno fatto tutti gli altri vaccini possibili, ma non c'è dubbio che la campagna vaccinale non è stata proprio che ha aiutato da questo punto di vista, pensiamo che vada fatta una specifica e larga perché non vorrei regalare tutti quelli che non sono vaccinati ai Novax. Allora, ad ascoltare le parole di Francesca Re Davide, oltre a voi che siete a casa, Federica Fantozzi che è in studio qua con me, ci sono anche collegati con noi la professoressa Anna Rubartelli, che saluto e che ritrovo con piacere, che sapete insegna all'Università Salute e Vita del San Raffaele di Milano e fa parte del gruppo Scienziate per la Società. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, benvenute, buongiorno a tutti. E poi c'è anche la giornalista scientifica Roberta Villa. Buongiorno Villa, ben ritrovata anche a lei. Buongiorno a tutte e a tutti. E Fabio Dragoni della Notizia. Buongiorno Dragoni. Allora,